Sono Il Gatto Chimney, sono di Milano e ho cominciato il mio percorso artistico facendo delle produzioni in strada come graffiti e come street artist. Il mio percorso nasce da autodidatta, quindi ho avuto, diciamo, un'evoluzione abbastanza lenta e graduale. Ho cominciato facendo delle cose quasi stile cartoon per sviluppare poi con il tempo uno stile sempre un po' più pittorico. Mi sono ritrovato a lavorare in strada in un momento in cui c'è stato un grosso interesse internazionale per quanto riguardava questo tipo di arte. Questo mi ha portato anche volontariamente a cominciare a fare delle mostre e questo, diciamo, che ha inciso molto nel mio modo di fare, nel mio modo di fare arte, perché comunque fare le cose in strada era un bisogno che era legato appunto a lavorare in strada, cioè quindi aveva anche una connessione con lo spazio che utilizzavo per fare i miei lavori. Mentre ovviamente dovendomi porre in un contesto diverso, tipo la galleria, mi sono dovuto rapportare su dei supporti diversi, quindi ho cominciato a realizzare delle cose ovviamente in formati anche più piccoli, utilizzando tele, carte, supporti trovati in giro come legni di recupero e quant'altro. È stato tutto una sorta di evoluzione. Lavorare in strada mi è servito tantissimo anche perché ho avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto con degli artisti molto conosciuti anche a livello internazionale, che mi hanno dato parecchio anche a livello sia tecnico che anche diciamo, mentale, perché sentire anche come certi artisti concepivano il lavoro anche in maniera molto diversa dal mio, mi ha fatto capire che le strade che potevo percorrere erano molteplici. Nella mia ultima produzione di lavori, soprattutto in questa, ovviamente anche in questa qua, Dall'Aerum Natura, qui da Steven Romano Gallery, proprio nata dall'aver preso coscienza che nei miei lavori volevo inserire i miei interessi. Quindi, i miei personaggi, i miei animali, le mie cose possono avere un gusto fiammingo, medievale anche se vogliamo, anche a del tribale. E questo, diciamo che va ad aumentare il senso di mistero che io voglio dare all'interno dei miei lavori. In realtà a me non interessa che l'osservatore conosca necessariamente tutto, la simbologia, a me interessa che appunto il fruitore abbia le sue idee, le sue suggestioni rispetto a quello che ho realizzato. E per questo non spiego mai nel dettaglio, approfondendo le mie scelte, perché è come se io dessi dei paletti e che quindi andrebbero a influenzare il pensiero di chi guarda, insomma. Questo particolare show sono riuscito ad avere molto, molto riscontro mediatico sia a livello di magazine sia a livello web, che ovviamente mi ha permesso di essere conosciuto ulteriormente qua negli Stati Uniti. Per quanto sono apprezzato in entrambi i posti, non so dire la motivazione vera, però mi sembra che qua negli Stati Uniti ci sia molta più ricezione nel vedere dei lavori che non sono necessariamente sempre i soliti oppure molto simili a quello che, diciamo, tra virgolette, è la moda del momento. E questo mi fa molto piacere perché comunque mi dà anche parecchi stimoli per fare meglio. I'm Steven Romano. I'm the director, owner of the gallery, which has my namesake, Steven Romano Gallery. We're located in Brooklyn in a neighborhood called Dumbo, which is between the two bridges that connect Manhattan to Brooklyn. There's a very special energy here because of the vibration from the bridges and the water and the almost like new territory for serious galleries. And the mission of the gallery is to support and to perpetuate artists whose work comes from inside, as opposed to artists whose work is a dialogue
with the art world itself, meaning artists who think, you know, what kind of art can I make that, you know, will get me critical attention or get me shows or get certain collectors attracted to me. That's not the art that, I mean, that's all okay, but that's not the art that I'm interested in. I'm interested in the art that advances the spirit. One day I see an email by this strange name, Elgato Chimney, and I thought, oh, what's this, right? So I open up the email and look at the pictures that he's in, and he wants to show in my gallery. And I'm looking at these pictures that he sent, these samples of his work, and I've never seen anything like this. You know, we're talking about these strange hybrid creatures of animals and mythic symbols and elements like fire and smoke, and the sense of design in these works was absolutely impeccable. What I call the dominant mass, where there's like a very central image, right? That you have a very primal reaction to this work. I'd never seen anything like it. So I almost dropped my coffee on the floor and I replied to him. I said, I'm not interested in having you in a group show. I'm interested in representing you in the United States. We as dealers have this fantasy artist that, you know, we wish someday to find somehow, and you know, we don't know if they exist. We don't really know what they look like or what the work looks like, but we know it when we see it. I've never seen anything like this, yet I feel like I've been looking for this my whole life.